oltre 85 anni di attività e di grandi successi in tournée realizzati in tutto il mondo. L'orchestra RTV Kiev ha inaugurato la stagione concertistica della Primo Riccitelli. Al pianoforte, sotto la direzione del maestro Volodir Sheiko, Giuseppe Andaloro, considerato uno dei maggiori artisti della sua generazione. Finalmente suonare dal vivo ci dà la forza di nuovo di credere in qualcosa di superiore, qualcosa di bello che dobbiamo assolutamente dare alla gente e dobbiamo cercare di condividerlo il più possibile, perché l'arte, la musica salva il mondo e dà senso alle nostre vite. Qualsiasi persona di qualsiasi estrazione sociale, povera o ricca, se non si nutre di bellezza, non credo che stia vivendo una vita interessante. Al Comunale di Teramo sono state proposte alcune delle composizioni di Gershwin, Gold e Dvorak. Siamo davvero contenti di poter avere questa opportunità dopo tanto tempo, di poterla avere con questo concerto, che è un concerto di grande spessore, molto affascinante, non un concerto di nicchia. Siamo contenti di vedere che la gente comunque viene, anche forse più delle aspettative, visto che praticamente è la prima volta che a Teramo si riapre in un luogo come il Comunale, e siamo contenti però appunto di farlo al Comunale. È arrivata la possibilità di tornare a visitare questi luoghi, a far vivere questi luoghi al 100% della propria capienza. Oggi è un giorno di ripartenza per il Comune di Teramo, per tutta la comunità teramana.